Buonasera, questa è Radio Idea Sostenibile, la radio di Idea Ingegneria. Da tanto tempo non parlo da questa radio e quindi non do informazione nei miei consueti 5 minuti dedicati alla sostenibilità e alla partecipazione. L'ultima volta ci eravamo sentiti voi. E me ed io ci eravamo sentiti per parlare dei contratti di fiume e in particolare per parlare dei finanziamenti che la Regione del Veneto aveva erogato a sostegno di alcune esperienze di contratto di fiume in Veneto. E oggi vorrei parlarvi un po' delle opportunità che vengono offerte dalla Comunità Europea attraverso l'obiettivo, il progetto Europa 2020 e gli obiettivi che sono contenuti in questo progetto. Sono obiettivi quantitativi che l'Unione Europea persegue e che riguardano cinque ambiti strategici che sono l'inclusione, l'istruzione, l'innovazione, l'occupazione e l'ultimo che è il clima-energia. Obiettivi quantitativi, ad esempio per quanto riguarda il clima-energia, l'Europa si pone l'obiettivo di ridurre del 20% le emissioni di anidride carbonica in atmosfera. E questo rivela il ruolo di faro di civiltà che l'Europa esercita, questa attrazione, questo fascino, questa fascinazione che l'Europa esercita anche sul nostro paese che su alcune tematiche, direi su tutte e cinque, ecco, è in ritardo. E quindi l'auspicio che io formulo è che l'Italia, ma anche tutte le comunità che sono disseminate sul nostro territorio, comprendano l'importanza di questi obiettivi strategici e che quindi vengano perseguiti creando delle comunità senzienti, una rete, ecco, di queste comunità per raggiungere questi obiettivi. Questi obiettivi possono essere raggiunti soltanto se si fa un'alleanza, si fa una sinergia fra enti locali, enti di governo del territorio, tra la comunità scientifica, le associazioni, le piccole e medie imprese, quando si riesce cioè a costruire questo partenariato fra pubblico e privato e in cui si riescono a coinvolgere le competenze, i saperi, le conoscenze diffuse nel territorio. Questo è anche l'obiettivo di rendere efficiente la nostra comunità, quello che viene chiamato la struttura delle smart community, cioè delle comunità intelligenti in cui la gestione, la governance a questo punto, allora del territorio, offre delle opportunità anche di gestione rapida, veloce, pronta, dà una risposta pronta, ecco, per la gestione delle risorse. E di questo, ecco, mi piacerebbe parlarne diffusamente, magari in un prossimo convegno che potremmo dedicare proprio ai contratti di fiume e alla possibilità di creare delle smart community attorno ad un elemento, diciamo, comune identitario del territorio. Vi saluto e vi auguro una buona serata da Radio Idea Sostenibile. Ciao!